Ciao Fulmini, mi dispiace non aver potuto fare questo video venerdì scorso come avevo detto, ma mi sono addormentato durante il pomeriggio e quindi non sono riuscito né a girare né a montare né a caricarlo, quindi sarebbe stato praticamente impossibile. Quindi cominciamo con l'Ask Thunder. Da Lucia Gianquitto: hai mai desiderato mandare a fanculo qualcuno perché è stanco di dover dare spiegazioni? L'ho fatto tante volte, è una cosa che capita molto spesso. Da Giada Peck: fisicamente ti piaci così o vorresti ingrassare, dimagrire e tonificare? Da quando ho letto questa domanda mi sto domandando: ma chi cavolo vuole ingrassare? Ingrassare vuol dire prendere massa grassa. Io voglio mettere su massa muscolare e togliere massa grassa, che è praticamente quello che dovrebbero fare un po' tutti quanti. Avere troppa massa grassa non è sano, ecco. E poi se si vuole mettere massa muscolare, avere anche tanta massa grassa è praticamente nascondersi i muscoli, quindi no. Da Aiden 18.005: non so se te l'hanno già chiesto, ma ci sono modi per sopravvivere d'estate con il binder? No, non esistono, a meno che non decidi di chiuderti in casa senza binder e con il condizionatore acceso. Di base, finché non ti opererai, le estati saranno un'agonia. Almeno per me è stata sempre un'agonia. Non ce la faccio proprio da uscire perché mi ritrovo zuppo dopo 5 minuti e di conseguenza mi si inzuppa anche la maglietta e mi dà un sacco fastidio, quindi preferisco uscire magari in centri commerciali oppure in posti del genere. Oppure rimanere direttamente a casa. Da Francesca: come ti senti adesso? Più sicuro di te? Penso proprio di sì. Cioè, rispetto a prima di cominciare la terapia ormonale, sì, tantissimo. Da Asia Ye: come va il rapporto con la tua famiglia? Migliora? Peggiora? C'è qualcosa che vorresti dire ai tuoi familiari che però non gli hai mai detto? Non migliora, non peggiora. Oddio, con mio fratello Jason, sicuramente è migliorato tantissimo, ma con gli altri non è cambiato nulla. E ho sbroccato a mia madre un mesetto fa e non è cambiato assolutamente nulla, quindi non cambia nulla. Da Claire Stardust: consigli per coming out bisex con genitori? E sotto c'è un'altra persona che ha detto che vorrebbe proporre coming out di una persona non binary in generale, che non capisco il nesso tra bisessualità e non binary, perché comunque sono due cose totalmente differenti, identità di genere e orientamento sessuale, però per entrambi sono sempre le solite cose: tentare di sondare il terreno, parlarne con i genitori, far vedere film, leggere libri e cose del genere, oppure buttarsi direttamente. E in caso è anche essere pronti per qualsiasi tipo di domanda, in modo da poter rispondere, anche cercare magari di dare loro informazioni come dove trovare l'agedo, in modo che se vogliono parlare con genitori che hanno figli LGBT possono andare a chiedere consigli e cose del genere. Da Zanne Rosse: hai mai pensato di lasciare l'Italia, di trasferirti in un altro paese? Se sì, dove? Infine vorrei chiederti se i tuoi familiari nel corso del tempo ti accettano o sopportano di più. Comunque continua così, Rich, oltre ad essere un bel ragazzo sei anche molto intelligente e maturo, cosa molto rara al giorno d'oggi. Grazie a te sono molto migliorata come persona, dato che mi ha insegnato molte cose chiarendomi molti dubbi. Sei grande, ti auguro il meglio per tutto. Grazie mille. E di base io ho sempre detto che vorrei trasferirmi, non ho praticamente intenzione di rimanere in Italia, non ci rimarrei neanche morto. Penso di andare in Inghilterra oppure in un altro paese che possa darmi l'opportunità per studiare quello che voglio studiare. Per quanto riguarda la famiglia, come ho detto prima, soltanto mio fratello Jason. Da Ui Waneda: te l'hanno chiesto anche su Ask qualche tempo fa, se non vuoi rispondere pazienza. Ti capita di pensare di non aver vissuto appieno la tua adolescenza, di aver perso gli anni fino ad oggi? Come superi i momenti in cui ti vengono questi pensieri? Io sono spesso invidiosa degli altri e ho paura di non poter recuperare in futuro. Che cosa hai fatto per il compleanno? Come si fa senza Alexa? Allora, come si fa senza Alexa? Io spero soltanto che non mettano Clark con Bellamy e per me va bene così per adesso, diciamo. Allora, per il mio compleanno ho fatto venire a casa qualche amico, abbiamo cozzeggiato con quanto Switch e basta praticamente. Non faccio mai nulla di che al mio compleanno. Per quanto riguarda aver perso gli anni, penso sì, tante volte di aver perso l'adolescenza, però sono anche consapevole che non sarebbe potuto andare meglio di così perché comunque i miei genitori non è che mi avrebbero fatto cominciare se gliel'avessi detto, quindi di base ho fatto il meglio che ho potuto. Cosa faccio? Praticamente nulla, però se hai problemi ti consiglio di parlarne con uno psicologo, ecco. Da Scrash, non lo so. Ciao, cosa ne pensi della modalità restrittiva di YouTube e nello specifico del caso di Chase Ross, YouTuber F2M che vede continuamente i suoi video segnalati e smonetizzati? Chase, non c'entra niente con la modalità restrittiva, cioè
Sì, però lui ha altri problemi in questo momento. Il suo problema è che la gente gli segnala i video e che vengono quindi smonetizzati. Ma questo non c'entra niente con la modalità restrittiva, ma col fatto che lui fa vedere Packer e cose del genere nei video. E quindi con una segnalazione il video viene buttato giù per la monetizzazione, cosa che è alquanto normale, diciamocelo. Praticamente quando un video andava in modalità restrizione, non è che veniva smonetizzato, semplicemente poteva essere visto soltanto da maggiorenni e quindi veniva monetizzato quando era visto da maggiorenni. Ma se il canale di quella persona ha anche un bacino d'utenza grande per quanto riguarda i minorenni, loro non potevano vederlo e quindi non c'era neanche un'entrata per quanto riguardava le pubblicità. Mentre a Chase la monetizzazione viene tolta appunto. Sinceramente non so cosa pensare della faccenda di Chase, perché comunque io non vivo con i soldi di YouTube perché non guadagno praticamente nulla, mentre lui invece campa con quello. Soltanto che va contro le linee guida di YouTube, quindi non è che ci possa fare più di tanto. O smette di fare video del genere o li fa in modo da poter essere visti da tutti quanti e non andare contro il regolamento. E capisco anche il suo discorso del fatto che servono per alleviare disforia bla bla bla, soltanto che comunque a YouTube che gliene frega, vede un pene, è un pene, non è che il bot che controlla i video sa cos'è la differenza tra uno strap-on, un altro sextoy, oppure tra un pagher per F2M che serve soltanto da passeggio, ad esempio. Da Elizabeth Skillet, cosa ne pensi delle compilation di video cringe su Vine, fatte principalmente da persone non binarie, gender fluid o presunte tali? Pensi che mettano in cattiva luce la comunità trans, diffondendo ancora più ignoranza in materia e odio, oppure pensi che siano per certi versi divertenti? E sotto le avevo chiesto di darmi dei link perché non l'ho mai visti prima di adesso. Ma lasciati i link, ha detto comunque preciso che si è creata una mini discussione su questi video perché sia persone trans che non hanno ritenuto che alcuni di questi video, non tutti però, ridicolizzano la condizione vera dei trans e che dipingano le persone cis come stupide e ignoranti. Ho chiesto la tua opinione per sapere come tu reagisci essendo trans. Allora, io ho visto questi due video che mi ha lasciato. E a parte che molti non c'entrano niente con l'identità di genere, ma sono persone omosessuali oppure persone random, così tipo c'era un balletto in un supermercato che boh. Poi c'era una persona otherkin che vabbè, non ne parliamo, che ancora una volta non c'entra nulla. Inoltre non tutti hanno detto di essere non binary, alcuni hanno soltanto parlato di testosterone, c'era una persona già sotto terapia ormonale. E sinceramente a me la cosa che fa venire di più il cringe è il fatto che bisogna mettere questi video su YouTube fregandoli in giro per Tumblr o per dove li hanno caricati e prenderli in giro, cioè non ha senso. A me non sembra che dipingano i cis come stupidi o ignoranti, perché di base il 95% delle persone cis non sa nulla della tematica e fa sempre le stesse 2-3 domande a loop, come se si fossero messe tutte d'accordo. Quindi di base sono quelle le cose che dite, quindi che ci possiamo fare? È la verità. E il fatto che delle persone trans abbiano detto che questo sia una ridicolizzazione non vuol dire che sia assolutamente così. Essere trans non vuol dire essere per forza nel giusto. Ho conosciuto ad esempio una ragazza lesbica che è anche fascista, due cose che cozzano tra di loro, anche perché se fosse nata nell'era fascista sarebbe finita nei campi di concentramento. Ci sono tantissime persone F2M, M2F che dicono che i non binari non esistono, che i non binari sono soltanto una presa in giro e cose del genere. E il fatto che lo dica una persona trans non rende quello che dice più vero. Quella non binaria è una realtà che esiste, è una realtà che va rispettata. Ci sono tante persone che pensano che a causa delle persone non binarie, le persone trans binarie vengono considerate ancora più inferiori di quello che la società già li considera. Soltanto che non è una ragione adatta per bullizzare i non binari e dire che non esistono, che non hanno ragione di esistere, che non devono comportarsi così e colà, ma non sono cazzi vostri, ecco. Da Maddie Black, come si può definire l'orientamento sessuale di una persona gender fluid? Ad esempio, come si definisce l'orientamento sessuale di una ragazza gender fluid a cui piacciono solo i ragazzi? Allora, prima di tutto, ragazza gender fluid non ha senso, perché se gender fluid non è una ragazza, ecco, è gender fluid. Però di base esistono i termini androsessuale e ginesessuale. L'androsessualità è l'attrazione nei confronti delle persone la cui identità di genere è maschile, e la ginesessualità è l'attrazione nei confronti delle persone la cui identità di genere è femminile. Da Inari, dopo l'università, hai idee su cosa fare per il tuo futuro, lavorativamente parlando o non? Dopo l'università, in che senso? Perché adesso io sto facendo il triennale, dopo aver finito la triennale vorrei fare
la magistrale in Inghilterra e dopo quello vorrei fare dei master, eccetera, eccetera. Voglio continuare a studiare. Di base, dopo aver finito tutto, vorrei fare varie ricerche sociologiche sulle persone trans e LGBT anche in generale. Non so, alcuni miei amici mi continuano a dire che un giorno diventerò un professore di gender studies o di transessualità in generale, però non lo so. Da Roberto Esposito, una volta in terapia ormonale è necessario o consigliato modificare la propria dieta e per quanto riguarda l'assunzione di alcolici, per l'alcol sarebbe meglio berlo in modo moderato per non affaticare ancora maggiormente il fegato, dato che comunque gli ormoni passano da là. E per quanto riguarda la dieta, no, di base no, puoi mangiare quello che vuoi. Poi è ovvio, se il testosterone ti porta ad avere, che ne so, il colesterolo più alto, è normale che devi fare attenzione a non mangiare cose che possano aumentarti ancora di più il colesterolo, ecco. Ed è consigliato bere molta acqua, ma quello praticamente per tutti quanti. Da un nome che non dimenticherai, i binder di Amazon, quelli cinesi per capirsi, vanno bene per le taglie piccole. Li hai mai comprati o conosci qualcuno che li indossa? Non li ho mai comprati e non conosco nessuno che li indossa e sinceramente io consiglio sempre di comprarli da Underworks, da GC2B, da Tea Kingdom, perché comunque sono di qualità buona e sono fatti appositamente per non farti del male, ecco. Quindi se ne hai la possibilità sarebbe meglio conservare i soldi e andare a comprare là. Poi c'era una persona che mi ha scritto la domanda su Instagram e non ve la leggo para perché non l'avevo capita, quindi avevo chiesto anche di spiegarmela un po' meglio. E di base la domanda è come ho capito che la transizione fosse la mia strada e che la mia identità di genere fosse quella maschile. E io l'ho capito sui 3 anni, quando ero davvero piccolo. E da lì, man mano che sono cresciuto, ho avuto vari campanelli d'allarme, ho compreso molte più cose su di me. E poi, quando a 15 anni ho avuto il mio primo portatile e l'ADSL, ho cercato informazioni e sono venuto a sapere tutto quanto e ho capito che c'era effettivamente la possibilità di transizionare. E da lì ho preso praticamente la decisione di farlo. Poi ovviamente ho dovuto aspettare la maggiore età per potermi muovere perché i miei genitori non mi avrebbero mai dato l'ok e poi il resto lo sapete. Spero di aver risposto a tutte le domande, se non ho risposto alla vostra mi dispiace ma non sono riuscito a trovarla in questo momento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!